soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. La musica non è mai decorativa, e noi ci stiamo esprimendo attraverso concetti. Il nostro cantante Franco, mi pare, ha cantato una canzone e ha espresso messaggi di profondità inaudita sulla questione del razzismo, dell'uguaglianza davanti a Dio, cantando una canzone. Ecco, sono presidente della Pontificia Accademia di Teologia, ho scritto tanti libri, sono chiamato a spiegare che cos'è la teologia. Io credo che oggi è arrivato il tempo in cui in teologia potremmo anche non nominare Dio, perché ormai di Dio sappiamo tutto, sappiamo anche che non esiste. Anzi, i millennials, la prima generazione incredula, no? Lo sanno benissimo, Dio non esiste. Allora, se tu vuoi parlare con i millennials di teologia, e di Dio, ti devi approcciare a loro cercando di intrattenerti su qualcosa che esiste. E allora che cos'è che esiste? Per i giovani cos'è che esiste? Sono tutti d'accordo, al di là di come poi vi si approcciano, che l'amore esiste. L'avete sentito con Fabrizio Moro? Come deve essere quest'amore che in qualche modo mi aiuti, mi preservi dalle rivalità dei giorni che verranno, e poi dai riflessi del passato perché torneranno? Come deve essere quest'amore che mi convinca che sono capace, certo, di vincere anche contro un mostro più grande di me? Amore mio, portami via. Certamente non è l'amore che puoi dichiarare a una ragazza, a un ragazzo, ma è un amore che un ragazzo e una ragazza possono vivere dentro di loro soltanto se l'accolgono. Allora, per esempio, la teologia deve ritornare a parlare della cosa che esiste. E la cosa che esiste, la realtà che esiste, è l'amore. E questo è un passaggio profondamente cristiano, perché Gesù è venuto nel mondo e che cosa ci ha detto? Questo è l'Evangelion, questo è il Vangelo. Dio è amore, l'Abba mio è amore, è solo e sempre amore. Quindi invece di nominare Dio Dio, io lo nomino per come concretamente lui si è manifestato, si è espresso, perché fin quando continuiamo a nominarlo Dio, puntiamo su un'idea di Dio, no? Che possiamo riempire a nostro piacimento, invece se puntiamo sulla realtà che Dio è, in quanto rivelata e mostrata che amore, su questo l'amore non me lo posso inventare io. L'amore lo posso soltanto accogliere, l'amore non lo posso produrre io, no? L'amore si deve fare avanti, come dice Neck, fatti avanti amore, e poi dice, siamo fatti per amare, nonostante noi, siamo fatti per amare, nonostante noi. È come se dicesse, guarda, noi esseri umani siamo fatti per amare, e di fatto è così. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, che è amore, quindi siamo fatti per amare. Noi siamo amore, come dirà Vecchioni pure, no? Grazie. E grazie anche a Don Antonio Tarsia, che mi perseguita con la sua bontà. Grazie a Sua Eccellenza.